Per gli amanti della bike, ma anche degli sport acquatici, arriva qui in città la nuova tendenza dell'estate, la Red Shark. Con la Red Shark si ha la possibilità di pedalare anche sull'acqua, al mare o sul lago grazie a una comune tavola da surf o da paddle gonfiabile, cui viene adattato il telaio di una bicicletta che può essere rimosso quando non viene utilizzato in modo tale da rendere il mezzo adatto alla navigazione. Ovviamente c'è un'elica che viene azionata dai pedali e che, in alcuni modelli, può essere anche spinta da un motore elettrico che aumenta la potenza di pedalata del ciclista proprio come nelle bici elettriche. Ma le sorprese non finiscono qui. Red Shark è unica perché non è ingombrante. La tavola, una volta usata, si sgonfia e si ripiega nell'apposita sacca dotata di ruote. In questo modo la si può riporre nel bagagliaio. A portarla qui in città, unico concessionario per la Sicilia, Riccardo Leopardi. È una bici con cui si può uscire, si possono fare delle belle passeggiate con degli amici, anche d'inverno. L'importante è che c'è un mare come questo di oggi, anche d'inverno, se dovesse capitare una bella giornata, si può organizzare tra amici e si può uscire. È un puro e vero divertimento. Per saltare in sella alla Red Shark non è necessario essere un atleta. Le bike sono facilmente manovrabili anche da chi ha poca dimestichezza con gli sport acquatici e rappresentano un ottimo strumento per tenersi in forma godendosi il mare. Una bici bellissima, l'ho provata io in questi giorni e veramente con la mia famiglia, e ci siamo veramente divertiti tantissimo, anche perché quando poi uno va al largo ed è un pochettino accaldato può fare un bagnetto nell'acqua alta pulita senza problemi e può risalire senza avere alcun rischio o pericolo. La Red Shark Bike viene proposta in diverse varianti: la Enjoy, che ha un telaio in polietilene ad alta densità da 8 kg, un timone orientabile dal manubrio e una pinna stabilizzatrice rimovibile. Con la Fitness invece è possibile avere anche il modello a pedalata assistita, con un motore da 150 o da 250 watt a seconda delle esigenze.